Buongiorno raga, dopo tanto tempo rieccomi qui. Oggi sarà una giornata speciale, ve lo dico già subito proprio, infatti è per questo motivo che ho deciso di portarvi con me e questo sarà un vlog, vi faccio vedere cosa mangio nella giornata, come mi organizzo, proprio come un vlog dei vecchi tempi, però ci sarà una cosa che non succede tutti i giorni. Sto bevendo il mio tè e non il mio cappuccino perché ultimamente a causa dello stress, poi raga vi racconterò tutto che cosa è successo in questi mesi, non sto molto bene, quindi ecco il tè, è che adesso devo andare subito ad allenarmi, spero di riuscire insomma, avrei bisogno di un po' di caffeina nel mio corpo, ma abbiamo questo. Quindi beviamoci questo. Buonissimo. Ci devo mettere dentro un po' di miele se non sa di nulla. Comunque, adesso niente, ci prepariamo che si va in palestra, pure in bicicletta, così si prende un bel freddo e ci si sveglia ancora di più. Iniziamo alla grande questa giornata. Oggi ci aspetta un bel allenamento upper della programmazione di Our Fit Hub di febbraio. Our Fit Hub è il mio programma di allenamento. Si può allenare sia a casa che in palestra, però oggi faccio gym perché davvero ho bisogno un attimo di evadere e rilassarmi, quindi basta, non ho più voglia di stare a casa. Oltretutto oggi c'è un sole bellissimo qua in palestra. Sembra di essere al mare, è che per me sarà difficile per le riprese. Dopo aver fatto un po' di mobilità e riscaldamento, importante, non saltate mai questa fase, iniziamo il nostro workout upper. Nell'area riservata di Our Fit Hub, per quanto riguarda i workout gym, avete il video esecuzione e spiegazione di ogni esercizio presente in scheda, in modo tale da poterlo fare al meglio e non commettere errori. Mentre invece per quanto riguarda gli allenamenti casa, questi sono tutti in stile live, infatti avete caricato in piattaforma il girato completo dell'allenamento che potete rivedere quante volte volete e sarà proprio come allenarsi in diretta perché faremo insieme tutti i set, tutte le ripetizioni e quindi avrete proprio una compagna di allenamento. Vi lascio anche la possibilità di provare Our Fit Hub gratis per 7 giorni. Vi lascio qua sotto in descrizione il link per accedere. Rispondo anche alla domanda che mi fate spesso, ovvero se quando mi alleno così presto la mattina mangio qualcosa e soprattutto anche se è giusto mangiare qualcosa. Se no mi alleno a stomaco vuoto, faccio una cena un po' più sostanziosa così almeno non arrivo alla mattina affamatissima. Però è soggettivo perché ad esempio io se mangio anche tipo un biscotto, poi dopo un'ora mi vado ad allenare, mi torna su, mi dà fastidio. Tante persone no, ad esempio mia sorella, che avete anche visto che è arrivata un po' in ritardo oggi, lei si mangia magari un paio di fette biscottate e poi si allena. Quindi non è giusto, non è sbagliato, dipende appunto da come reagisce il nostro corpo. Io preferisco così. E niente, a questo punto mangiamo. Non vi ho ancora detto perché oggi sarebbe stata una giornata speciale e quindi ve lo dico adesso perché devo uscire di casa. Sto andando dal notaio perché oggi nasce Our Fit Hub SRL, cioè ovvero tra un paio d'ore. Non ho davvero parole per esprimere l'emozione, la felicità, anche un po' la preoccupazione, perché comunque è un passo bello importante che avrà dei risvolti comunque sulla mia vita e su quella di Our Fit Hub.
Però sono felicissima e soprattutto di condividere anche questo traguardo con voi, che mi avete sempre sostenuta, alcuni di voi dal giorno zero, quando ho postato il primo video su YouTube. Sono cambiate tante cose, ma non i miei valori, non l'approccio che ho nei confronti del fitness, dell'allenamento. Perché, come dico sempre, una volta che raggiungi il tuo equilibrio, poi te lo porti dietro per tutta la vita, perché alla fine questo è uno stile di vita. E niente, sono felicissima davvero. Comunque dopo vorrei fare una piccola chiacchierata, un discorso più approfondito, più che altro anche per raccontarvi il motivo per cui non ho più postato su YouTube. E da questo punto non vorrei arrivare in ritardo, quindi mi devo cambiare, perché in tuta non si può andare. In realtà velocissimo, cioè mi aspettavo una cosa un pochettino più e niente, è andata. Mentre ero lì che firmavo ero un po' emozionata, però ed eccomi qui, devo ancora un po' realizzare, lo ammetto. Oltretutto, come vedete, dell'atto non si è visto molto, ma perché chiedere al notaio, scusa, guarda, io ho un canale YouTube, posso fare un video, mi prendeva sinceramente un po' male per quanto sia sfacciata, quindi mi sono limitata a fare questa foto ricordo un po' a sgamo. Comunque, sono qua più che altro a rispondere a questa domanda, ovvero: Lisa, perché non hai più fatto video su YouTube? Dove sei sparita? Allora, inizio col dirvi che sono stati mesi molto difficili. Da settembre a questa parte è stato il periodo della mia vita più tosto, anche perché in realtà fin da quando è nato questo progetto ho deciso di incanalarci tutte le mie energie, ma da settembre a questa parte ha subito tantissimi cambiamenti, tantissime novità, e quindi tutto il mio tempo è stato investito nella registrazione di contenuti per la piattaforma, stare dietro alle mie ragazze, supportarle, perché c'è anche tutta questa parte che per me è importantissima. E quindi purtroppo YouTube è il social che sapete mi piace di più, ma quello che mi occupa anche più tempo è andato un pochettino in secondo piano, anche perché ad ora la piattaforma conta più di 100 contenuti tra allenamenti, routine di yoga, ricette, un sacco di video con la nostra dietista, tanti servizi extra aggiunti per le iscritte, delle nuove sezioni che riguardano anche il benessere femminile. Ho insistito molto anche di trattare di ciclo mestruale, perché comunque è un argomento che tocca a tutte e ci possono essere anche tante problematiche che possono insorgere a causa di diete restrittive, allenamento eccessivo e così via. Quindi ad oggi Our Fit Hub ha subito un grosso cambiamento, ovvero che è diventato un vero e proprio percorso di benessere, in modo tale che tutte le iscritte possono prendersi cura di loro a 360 gradi, anche perché, lo sapete, lo ribadirò sempre, soltanto l'allenamento non basta per raggiungere i propri obiettivi, perché non c'è soltanto l'obiettivo fisico, ma c'è il nostro benessere, il nostro equilibrio, che vale più di qualsiasi cosa. E finalmente in Our Fit Hub ho trovato il modo di trasmettere quello che per me è il fitness e quello che per me vuol dire avere uno stile di vita sano. Dico questo perché non basta allenarsi 3-4 volte a settimana se poi non sappiamo quello che dobbiamo mangiare, oppure abbiamo un brutto rapporto con il cibo, siamo stressate, non riusciamo a gestire le nostre emozioni. Ecco, tutte queste sono cose che accumulate portano ad allontanarci dal raggiungimento del nostro obiettivo o a rendere il nostro percorso davvero difficile. Quindi in Our Fit Hub si trovano tutti gli strumenti per costruire abitudini sane, sostenibili e che ti permettono di fare la differenza, quindi di essere costante e viverti il tuo percorso con tutta la serenità che meriti. C'è stato davvero un grosso lavoro dietro, ma non posso che essere più soddisfatta. È stata davvero dura, ma un progetto del genere ti insegna tanto, ti insegna ad essere forte, ad essere determinata, e come dico sempre, siamo più forti di quello che pensiamo, ed è davvero così, e io e le mie ragazze di Our Fit Hub ne abbiamo costantemente la dimostrazione. Quindi dobbiamo credere anche di più in noi stesse e nelle nostre capacità, e in Our Fit Hub facciamo anche questo. Inoltre oggi è
una giornata speciale anche perché Our Fit Hub compie 2 anni e quindi ho deciso di organizzare un sacco di sorprese per le iscritte, ma anche per tutte coloro che non lo sono ancora. Infatti, per la prima volta i percorsi di Our Fit Hub sono scontati fino al 30%. È una cosa che non ho mai fatto, ma proprio voglio dare la possibilità a più persone possibili di provare qual è il mio metodo, di capire quanto sia importante avere una community che ti sostiene e costruire delle basi per uno stile di vita sano che poi ci portiamo dietro per tutta la nostra vita. Quindi qua sotto trovate tutte le informazioni su tutti i contenuti, sui prezzi, sugli sconti e io non vedo l'ora di vedervi in community. A questo punto ritorno al PC perché la giornata non è finita qua e noi ci vediamo per cena e vi ringrazio ancora per tutto il vostro supporto. Cena, stavo morendo di fame, oltretutto mentre stavo lavorando, editando, Lara mi ha messo anche un pochettino di semipermanente, ha deciso di prendersi cura di me perché ero davvero in condizioni pietose, dopo faremo anche l'altra mano. E niente, vi consiglio un sacco di fare il pollo così come l'ho fatto io, praticamente un filo d'olio in padella, soltanto farina di mais, quella della polenta e basta, e viene una panatura top ed è buonissimo. E con questa cenetta direi che la nostra giornata si conclude qua. Sono felice di essere tornata, di avervi fatto vivere con me questo grande traguardo e questa giornata, facendovi vedere insomma cosa mangio, come mi alleno, che sapete che mi piace tanto. A questo punto vorrei prendere una forchetta che ho dimenticato, assaggiare questa cosa deliziosa, cioè deliziosa, Dio, so che ci sono piatti migliori, però anche a me mi piace. E a questo punto direi che possiamo concludere qua il nostro video. Buono raga, questa salsa poi... Quindi se tutto ci è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!